Davvero non ci sono parole per descrivere le emozioni che tutto il popolo crotoniate sta vivendo in queste ore. La festa, iniziata ormai da un mese, è esplosa definitivamente quando Pinzani ha decretato la fine della gara del Braglia ed ha fatto sì che anche la matematica o l'aritmetica si arrendesse a questo miracolo sportivo. Festa che continuerà per un bel po' di tempo, almeno sino a quella della Madonna, se non per l'intera estate. La nostra mente è ancora poco lucida per realizzare il tutto. Siamo ancora carichi di adrenalina per analizzare la stagione e l'impresa di questo straordinario gruppo, guidato da un condottiero d'eccezione, da un lottatore per antonomasia, quell'Ivan Juric che difficilmente verrà mai dimenticato in questa terra, che è stata sin dalle sue origini terra di sportivi, ma che mai avrebbe potuto immaginare di arrivare così in alto. Merito anche e soprattutto di una società attenta che è cresciuta negli anni, che ha sbagliato poco e niente e che ha sempre lavorato in maniera oculata. Ora, è un esempio da seguire. Pertanto, in questo momento, prima di lasciarvi ascoltare le parole di qualche protagonista e di rimandarvi alla puntata di Sport Break di questa sera, ci sentiamo di dire una sola cosa. Grazie. Direttore, è arrivata anche l'aritmetica certezza, adesso basta, scaramanzia è fatta, siamo in Serie A. Sì, sono commosso, sono veramente contentissimo, perché abbiamo fatto una cosa stupenda. Il merito è di tutti, principalmente del mister e dei giocatori, ma la società ci è stata sempre vicina. E io devo ringraziare principalmente Raffaele Vrenna e Gianni Sasà, perché sono stati stupendi negli anni. Abbiamo salvato più volte la società, negli ultimi 8 anni non siamo mai retrocessi, e questa è una cosa importantissima. Direttore, lei è arrivato più di 20 anni fa, tanto lavoro, tanta pazienza, ma ha mai pensato di poter portare il Crotone in Serie A? Sinceramente sì. Io a mio figlio, mi ricordo, veniva sempre con me, quello che è morto, e gli dicevo sempre che io devo portare questa squadra in Serie A. E così è stato, perché anche lui di lassù ha dato una grande mano. Adesso non ci resta che festeggiare, anche se credo che sotto traccia si stia già lavorando per il prossimo anno. Se adesso non pensiamo a questo, adesso dobbiamo semplicemente festeggiare, perché lo meritano il pubblico, lo merita la città, lo merita la società, lo merita l'allenatore, lo merita i giocatori. Può essere un nuovo inizio anche per la città stessa. L'ho detto sempre, io sono stato forse il primo che ha detto che noi ai politici gli abbiamo dato una grande possibilità, adesso dipende da loro. Giuseppe, orgoglio crotonese. Te lo dico in dialetto, ce l'hanno fatta giù, l'avevi mai pensato? No, all'inizio assolutamente, ora è veramente una gioia indescrivibile. Tutte le emozioni che ho non riesco neanche a dirti, è stato veramente un traguardo fantastico, veramente un miracolo. Come avete fatto? Come avete fatto? Cioè, qual è il segreto? Siamo stati più forti di tutti, semplicemente, solo questo. Siamo felici per essere un gruppo che entra nella storia, che siamo i primi, e speriamo che continuiamo così pure l'anno prossimo. Ti aspettavi una stagione simile dopo la salvezza dell'anno scorso all'ultimo secondo? No, magari quando sono arrivato non mi aspettavo questa roba, però comunque diciamo che andando avanti con le partite è normale che ci credevi. La bella stagione è stata finita. Chi soffra sul cuore, poi giura l'amore, a mano a mano, si scioglie nel tempo, il dolce ricordo, sbiadito dal tempo, il bando di te, dove nelle stanze non c'erano soldi, ma tanta speranza, e a mano a mano, i tempi e di tempo. Quello che sta mi sembra più assurdo di quando la notte di sempre più bella.